Salve, giovedì 2 novembre, ore 9.05, inizia ufficialmente il nostro esperimento. Quindi, mettiamo il nostro visore e benvenuti in quello che sarà il mio mondo per le prossime 24 ore. Molto bene, questo lo prendiamo, ce lo portiamo in giro. Buongiorno, Shai. Sarebbe stato più difficile mangiare. Fermo! Per chi si fosse perso qualcosa, io sto guardando il mondo attraverso le videocamere del visore. Per questo posso vedere quello che mi circonda. Però gli schermi da cui posso vedere quello che voglio. O addirittura immergerci al 100% in un mondo nuovo. Dove però la mia tazza non esiste. Volendo ci sono i controller. Se no appunto posso usare le mani come controller. Teoricamente posso fare tutto. Più o meno. Adesso preoccupiamoci delle funzioni base di vita. Eccoci! Promesso? Oh là là. Molto bene. E questa? Siamo pronti per affrontare il mondo esterno. Oh là là. Ombrello. Dannata pioggia. Sì, è un po' strano camminare. Pazzesco. Guardate la pioggia come si vede bene. Oh no, qua è un casino. Dannazione, ho preso una pozzanghera. Buongiorno studio. Permesso. È stato complesso ma ce l'abbiamo fatta. Mi sono infradiciato un piede. Buongiorno Tala. Buongiorno Gabri. Buongiorno Manduz. Ridi e scherzo, è già passata un'ora. Sarà una lunga giornata. Computer. Tac. Apriamo Workrooms. Oh lele. Guardate qua. Schermo del computer in realtà aumentata. Posso aggiungere altri due schermi. E guardate qua che roba. In più posso mettermi per esempio in una villetta sul lago. Guardate un po'. Video da montare. Canali WhatsApp. Mi raccomando, seguiteci su WhatsApp. Link qua sotto in descrizione. YouTube. Cosa volete di più della vita? Voi vedete acceso solo il mio MacBook, ma io vedo un mondo incredibile. Paghi la mossa. Quindi faccio un po' di cose al computer e ci riaggiorniamo più tardi. Allora, sono passate 3 ore circa, mezzogiorno. Posso dire che lavorare così è una bomba. L'unico problema è che il laccio inizia a darmi piuttosto fastidio e gli occhi secondo me sono un po' secchi già. Piccola pausa, bagno. Che roba. Ehi là. Ma quella è Chiara Ferragni. Adesso finisco di fare un po' di cose qua al computer e poi... Adesso sto provando un po' di cose a caso. Questa roba è fighissima. Praticamente è un Google Maps tridimensionale. Vediamo un po' Milano. Guardate che figo! Sono in Piazza Duomo. Fighissimo! Bene, direi di andare nella vera Piazza del Duomo. L'unico problema è che diluvia. Permesso. Comunque, non fatelo a casa. Io ho i miei bodyguard che mi tengono d'occhio. Direzione metropolitana. Verde! Vai! Ciao! Sta succedendo un casino, ma ci siamo. C'è qualcosa che... Trema tutto, non si capisce più niente. Vediamo, se riusciamo ad arrivare in Duomo salvi, è già un successo. La cosa bella è che più o meno si riesce a vedere il telefono, quindi Apple Pay ovviamente non mi riconosce. Tac. Ho un po' paura della metro, se posso essere sincero, quindi starò contro il muro. Arriva la metro. Sembra di stare dentro un videogioco, non ha senso sta cosa. Permesso. Eccoci qua. Oh là là. Si è impallato tutto, non sto capendo bene. Non funziona. Vedi. È un casino. Cosa sta succedendo? Non vedo niente, ci vedo. Bene. Se riusciamo a uscire è un successo. Orco cane, non vedo più niente. Qualcuno mi guidi. Passo. Bene. Ok, allora, fermi tutti. Oh, ok. Ok, è stato traumatico, ma ce l'abbiamo fatta. Perché praticamente, siccome la metro si muove, lui ha il giroscopio e pensa che vada in giro, capito? E quindi andava tutto in panico. Non siamo ancora pronti per prendere le metropolitane con i visori. Ecco. Oh là là, ed eccoci in Piazza Duomo, signori. McDonald's. Comunque mi sto abituando, eh. Permesso. Vediamo, è la prova dell'ordine. Posso dire che si vede alla grande, a parte sto coso che... crispy. Tac. La cosa bella è che tutti mi guardano strano, ma nessuno mi riconosce perché c'ho sto coso in testa. Penso che mi stiano prendendo in giro le signore. Eccoci. Grazie mille. Oh là. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Ci serve energia, ragazzi. Oh, comunque sono autonomo e sto facendo tutto io, più o meno. Difficile, cavolo.
Ok, più che altro sta iniziando a farmi davvero male tutto qua. Allora, vediamo se riusciamo a connetterci al wifi. Tech, wifi, McDonald's, connessi. E sapete cosa è fondamentale fare quando ci si connette a reti non sicure? Per evitare che qualche malintenzionato qua attorno prenda il possesso dei miei dati. Anche se probabilmente quello strano qua dentro in questo momento sono io. Ovviamente usiamo una VPN, NordVPN. Guardate qua, connessione rapida, connessione in corso e voilà, siamo connessi. In questo modo la mia connessione è crittografata, sicura e nessuno può vedere quello che sto combinando. Possiamo metterci il video del Mickey. Hola. E possiamo mangiare il nostro panino. Questa cosa non ha proprio alcun senso logico. Super. Ho traumatizzato almeno 20 bambini. Voilà. Allora, ho un po' di nausea ed è stato un po' traumatico, devo dire, ma ci siamo. Oh, che bello vedere il Duomo attraverso delle fotocamere. Tac, guardate qua. Possiamo giocare a Minecraft nella vita reale. Costruiamo la nostra casetta in legno. Tac, questa cosa è stupidissima. Comunque adesso è tutto buggato e fa tutto schifo. Ok, però pensate, questa roba mi è implementata bene, cioè un mondo reale che interagisce con un videogioco. Cioè, vedete, sto piazzando i blocchi, sto facendo quello che voglio e sono in Piazza Duomo. Lollo lacustre chi? Bene, io la metro non la riprendo, quindi prendiamo un taxi. Eccoci. Si è spento, vedi? Ha un non so che di psichedelico questa cosa. Allora, se la metro è stata traumatica, il taxi sembrava tipo di stare, non lo so, durante una tempesta col mal di mare. Ho bisogno di stendermi. Il mio cervello non sa più che cosa è dritto e cosa è storto. Divano. Calma, calma. Perché veramente, cioè tu vedi, ma poi non è progettato per i mezzi di spostamento. Sono riuscito a dormire un attimo, poi mi sono visto un po' di video. Ho male a qualsiasi cosa sopra qua. Però almeno a livello di nausea e di occhi sembra essere passato. Volevo farvi vedere una roba interessante. Visto che prima nel casino del Mac non avevo voglia di mostrarvela. Questo lo posso staccare. Riguarda il nostro magico NordVPN, che tra l'altro mi posso portare in giro, questa cosa è bellissima. Da qua possiamo fare tutto quello che si può fare dall'applicazione per il cellulare o per il computer. Oltre alla sicurezza però c'è il discorso di potersi collegare su server stranieri. Che ne so, possiamo connetterci agli Stati Uniti. Voilà, cosa comodissima sia per accedere a contenuti di altre nazioni sia per le applicazioni. Infatti adesso per esempio che sono connesso agli Stati Uniti ho accesso a un sacco di applicazioni o che non sono ancora attive in Italia o che sono bloccate per varie leggi europee, cose varie. Se volete, link qua sotto in descrizione, super offerta per il Black Friday fino al 29 novembre, 4 mesi gratis, dategli un occhio. Detto questo, sono le 17:31, quindi sono 8 ore e mezza che sto indossando questo coso. Volevo provare a mettermi un cappellino sotto senza togliermi il visore, ovviamente. Oh là là. Sì, secondo me funziona perché almeno distribuisco il peso. Bene, proviamo. Aspetta. Aia. Funziona. L'idea è vedere se riesco a fare una partita padel. Cosa potrà mai andare storto? Bene, così sono immune a tutto. Ok, col buio non si vede praticamente niente. Che disastro! Vedo tutto splattato. Ah, che fatica! Giovanni! Si vede veramente poco in questo mondo. Secondo me il padel potrebbe essere il più grande successo della giornata. È possibile, ragazzi! No! Difficile, oh! Si può fare! Olè! Quando uno è forte! Grande tola! Killer, killer! Vedi, io mi posso vedere il padel mentre gioco a padel. Cosa volete di più della vita? Attenzione, no, è nello schermo. Sì, non so che utilizzo pratico possa avere questa cosa, perché se giochi devi essere concentrato. Però sto iniziando ad avere un po' di nausea. Dove è andato? Mi tengo d'occhio. Oddio, che succede qua? Io ho tipo pochissima batteria. No. Niente, non c'è più batteria. Qualcuno mi porti un power bank. Elettricità. Oh, voi vedete un campo da padel? Io vedo un biliardo. Questo è un mondo incredibile. Sto giocando a biliardo io. Ho la nausea, ho mal di testa, ho male a tutto, ma siamo riusciti a fare delle cose. Grazie, Gio. Ciao, caro. Io vado a cena. Ti avrei invitato a cena fuori, ma hai detto che devi cucinare. Eh sì, niente. È l'ultima sfida. Andiamo a casa, per me. Gli spostamenti sono proprio un delirio perché non capisci più niente. Luce, luce, casa. Adesso mi guardo qualche video, mi rilasso e poi ci occupiamo della cucina. La casa offre pizza veloce. Molto bene. Farina. Sì. Pomodoro. Mozzarella. Lievito. Esperti di pizza, non criticate, questa è una pizza veloce, poca lievitazione, tutto sbagliato, con un visore. Ma almeno ci nutriremo di qualcosa. Ok. 500. Acqua.
Allora, la cosa bella è che a differenza di un iPad, io non lo sporco con le mani sporche. Signori, la prima pizza cucinata in realtà virtuale al mondo. Voilà. Poi Gino, secondo me ci siamo. Guarda qua che bel panetto. Allora, non ho un panno, quindi useremo questa. Ecco, forno e voilà. Ci vediamo tra un po'. Eccoci qua, buongiorno. No. E questo secondo me è un po' il problema generale dei visori. Cioè adesso sembra che vedete delle stupide linee, in realtà è una roba tridimensionale che veramente ti permette di ragionare su infinite cose a livello creativo, a livello professionale, insomma. Il problema dei visori è che finché non li provi, non li capisci. Adesso spariamo un po'. Ah, boom. Sono le 23. Vediamo un po'. Sì, dai. Ma che bell'impasto. Immaginatevi fare tutte queste cose in realtà aumentata che abbiamo fatto oggi, ma con delle implementazioni software vere. Tipo adesso, no? Quanto sarebbe figo che mi riconoscesse gli ingredienti, le misure, i pesi, senza doverle leggere lì, ma vedendole nello spazio. Oppure prima padel uno studio delle traiettorie, insomma. È veramente uno strumento sulla carta potentissimo che stiamo sfruttando pochissimo. Da una parte super inquietante, ma dall'altra super interessante. Comunque, teglia. Olio. Olè. Oh, ma che bello. Ormai è notte, ma vabbè. Complesso. Fa schifo. Allora, qua passata e la andiamo a passare. Comunque è assurdo che è tutta la giornata che sto facendo cose vedendole attraverso delle telecamere, un processore e delle lenti con degli schermi che me le fanno vedere. Cioè, follia. Senza ucciderci. Butta dentro. Oh, ci siamo. Mozzarella. Un po' di olio. Vai piccolina. Perché decido di fare certe cose? Perché? Allora signori, ci siamo. Permesso. Sì. Posso dire che l'aspetto è buono? Esterno. Non è proprio il massimo, però è commestibile. Comunque, senza ombra di dubbio, una delle cose più strane e psicologicamente impegnative della mia vita. Anche perché basterebbe così poco per togliermelo, ma non lo faccio! In qualche modo ci siamo, ragazzi. Sarà questo il futuro? Non lo so. A noi sembra una cosa stupida e insensata andare in giro con sti cosi, ed effettivamente lo è. Ma quanto è in realtà stupido andare in giro incollati a uno schermo di un telefono o stare per ore seduti davanti a un monitor? Se l'avessimo detto a una persona di 100 anni fa, probabilmente avrebbero detto la stessa cosa. Quindi è giunta ora di dormire. Io potrei benissimo dire, vabbè, ma siccome adesso dormo, posso togliermelo? No, perché abbiamo detto 24 ore e saranno 24 ore. Di conseguenza... Aia. Comunque scherzi a parte, questa cosa di poter avere praticamente un cinema virtuale è il futuro. Signori, buonanotte. E buongiornissimo. Svegliarsi dentro sto coso è stato veramente strano. Buongiorno Loft. Buongiorno Montagno, oh che bello. Quello sono io. 9.05. Signori, finisce ufficiale. È stranissima sta cosa. È stranissimo il mondo. Porco can. Che sensazione strana. Posso toccare le cose per davvero. Ma poi è tutto in super mega risoluzione. Sono un uomo nuovo. Oh, che bello il mondo vero! E non ho alcuna voglia di fare pipponi su metaversi futuri e mondi vari. Quello che so è che sono effettivamente stato per 24 ore intere dentro sto coso e che questo è veramente un mondo strano. Infinite possibilità, infinite problematiche. Fatemi sapere cosa ne pensate voi e nulla, stiamo a vedere che succederà e spero di poterci essere per raccontarvelo. Boh. Chi lo sa? Ciao.